Detto questo, qualunque posizione io assumo, devo stare diritto. Questa è una posizione che non si assume quasi mai, qualche volta abbiamo necessità di assumerla, però dobbiamo essere diritti. Questo fa parte di quell'elemento che abbiamo affrontato stamattina, la posizione, posizione, spostamento. Lo stesso nella caduta avanti, la schiena diritta, non mi raggruppisco. Anche qui sta cadendo da fuori. Non in tutte le scuole di judo utilizzano questa forma di ed è molto utile. La dimostrazione pratica, io faccio vedere Paolo lateralmente. Lui può tranquillamente, si rialza, io posso, si rialza veloce e possiamo fare un bel esercizio. Così via. Questo per eliminare troppi impatti, perché le cadute è importante praticarle giusta misura, questa è la filosofia. In tutte le cose ci vuole la giusta misura. Poi la giusta misura per me può essere farne 500, la giusta misura per lui può essere 1000. Luchi komi è uno degli esercizi importantissimi. Luchi komi anche qui richiede degli aggiustamenti strada facendo, ma noi diamo dei principi generali. Se partiamo dagli Ashiwaza, in particolare dove sopprimiamo l'appoggio, abbiamo detto, va bene? Adesso io do una dimostrazione di osso togare, un cicomi di osso togare, come dovrebbe essere. Il bavero deve avere un gioco sufficientemente ampio da poter lavorare alto e basso, destra e sinistra. La manica, attenzione, dal gomito al polso, dal gomito alla spalla. In questo caso esattamente controlliamo questa articolazione. Tre dita fondamentali, qua. Luchi komi mira a far sì che io nel momento del contatto sono nella posizione ideale, più equilibrata possibile, e lui al contrario nella posizione meno equilibrata possibile. Comincio con un movimento molto semplice. All'inizio ho bisogno di guardare. Dove va il piede? Qua, 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 qua. Partiamo dal generale. Io dico sulla stessa linea. La mia visione di osso togari standard per tutti, non per il campione del mondo nell'Olimpico, che ha trovato il suo equilibrio. E Yamashita fa così. E poi saltella, saltella, fa lo sottogari, fa il polso forte. Ma se noi dobbiamo fare lo sottogari a tutti, dobbiamo scegliere, è logico che io debba stare sulla linea della sua gamba d'appoggio. Il mio centro al centro, scusate la mia cintura, il suo centro è sopra il suo piede della gamba d'appoggio. Tutte le tecniche di gamba presuppone che
il piede sia disteso, il contatto sulla coscia. Il movimento del baricentro, tutte le tecniche di judo partono col baricentro più basso di Tori rispetto a quello di prima. Supero, avanzo, solo con questo principio può avvenire la proiezione. Vogliamo arricchire di dettagli? Bene, se porto avanti il piede sinistro, tiro con la mano destra, spingo con la mano sinistra, avanzo con l'anca, spingo con la destra, tiro con la sinistra. Quindi il movimento che faccio è questo, questo. Bene, ma non posso spiegare o sottolineare con tutti questi dettagli messi insieme, assolutamente no. Quindi mi limito a mostrare la forma più semplice che c'è. Che tutti possono applicare. Con la ripetizione, il gesto diventa sempre più naturale, più efficace. A quel punto inseriamo delle piccole note di aggiustamento. L'attacco singolo è comunque il livello più basso dell'iniziativa. Renraku, Renzoku, a secondo se ne usa più di una di tecniche. Quindi è normale che a un certo punto io vedo che non funziona un sottogari qui, lui esasperatamente mi porta quella gamba dietro, da questa posizione cambio, vado a fare il zanoruma, per esempio. Oppure non funziona un sottogari qua, giro in avanti, arayoshi o ashiguruma, secondo se eseguo. Quindi gli esempi di Renraku Waza funzionano in un corso tecnico, così come dire classica Ouchigari Taiyotoshi, no? Sta su tutti i libri di judo, però nell'esperienza del Randori non è sempre così regolare la combinazione. Alcuni trovano la combinazione tra cose strane. Ouchigari, per esempio, Ouchigari, là lui torna indietro a Raizu Kumiashi, Shimata Anegoshi Ouchigari, e di esempi se ne possono fare tanti.